In questo video voglio mostrarvi tre esercizi che ritengo fondamentali per allenare i muscoli del dorso. I tre esercizi, per chi mi conosce, sono i classici, e quindi trazione alla sbarra, pull down inverso e ice cream maker. Il primo esercizio che ho il piacere di mostrarvi è il classico dell'esercizio che prende il nome di trazioni alla sbarra. Per chi inizi, potrà essere eseguito con l'impugnatura inversa, impugnatura inversa o pollici che guardano all'esterno, oppure palmo della mano che è rivolto verso di me. Afferro la sbarra e da questa posizione, piedi uniti, gambe distese, vengo su a toccare con il petto la sbarra. È importante durante il movimento non oscillare troppo con il corpo. Quelli più bravi potranno optare invece per la presa prona. La presa prona è quella presa in cui i pollici sono rivolti all'interno. Anche qua l'esercizio prevede di andare a toccare con il petto la sbarra. Il busto è sempre allineato e non ci sono movimenti troppo marcati di oscillazione. Secondo esercizio che rientra in uno degli esercizi base del mio allenamento denominato Pitbull Training è il pull down inverso. Afferro la sbarra e da questa posizione devo andare a sollevare il busto orizzontalmente. Quindi vado su e poi giù. È un esercizio molto impegnativo che non farà lavorare soltanto i muscoli della schiena, ma anche i muscoli centrali del vostro corpo, quello denominato core. Terzo esercizio che vi voglio mostrare in questo video prende il nome di Ice Cream Maker. Simile al pull down inverso, ma ha dei movimenti differenti di salita e di discesa. Quindi da questa posizione vengo su e poi mi riabbasso. Imparare a fare questi tre esercizi è fondamentale per allenare i dorsali in maniera corretta e impegnativa. Sono esercizi molto impegnativi, molto stressanti, che richiederanno il massimo sforzo per essere eseguiti alla perfezione. Provate a metterli in pratica e fatemi sapere come va. Se avete difficoltà ad eseguirli, sul mio sito pitbull-training.it sono spiegati in maniera dettagliata tutte le modalità per avvicinarsi ad imparare a fare questi difficili esercizi. Buon allenamento e ci vediamo in un prossimo video.